Benvenuti. Oggi tratteremo della questione della damnatio memoriae dell'imperatore Domiziano, uno dei tre imperatori del primo secolo d.C. a subire tale condanna. La pena della cancellazione del ricordo di una determinata persona nell'antica Roma era riservata ai nemici dello Stato, anche se, come vedremo in seguito, per nemico si intendeva sostanzialmente una figura ostile al Senato, organo che vantava, come scritto in precedenza, tra le sue fila, la sostanziale totalità degli storici dell'epoca, gli uomini con il potere di scrivere la storia. Non stupisce quindi trovarsi davanti un'immagine dell'imperatore distorta ad una biografia scritta con la volontà di trasformare l'ultimo dei Flavi in un tiranno da tragedia. Svetonio, Tacito, Cassio Dione e Plinio il Giovane sono state le fonti principali per tramandare un certo tipo di ritratto di Domiziano ai posteri. Poiché i riferimenti all'imperatore contenuti nelle opere di altri autori come Marziale e Stazio sono stati considerati non oggettivi in quanto letterati di corte, colpevoli di essere stati degli adulatori, anche se su questo ci sarebbe da discutere molto, tenendo conto dell'attendibilità generale delle fonti antiche. Tacito e Plinio pubblicarono le loro opere contenenti critica a Domiziano dopo il 96 d.C., anno della morte dell'imperatore, sotto la protettiva di noi sovrani, nonostante fossero stati ben disposti a partecipare all'attività di gestione dell'impero sotto chi ora stavano attaccando. Secondo alcuni studiosi moderni, la critica nei confronti di Domiziano da parte dei senatori letterati poteva aver avuto come obiettivo quello di cercare il favore del nuovo regime, anche se a mio avviso su tale aspetto ci sarebbe da ridire, considerando che Nerva, Traiano ed Adriano ebbero chi più chi meno degli incarichi politici o militari di rilievo sotto Domiziano e che quindi a lui dovevano buona parte della loro fortuna. A tal proposito va ricordata l'Agricola di Tacito, un'opera nella quale lo storico non condanna semplicemente il regime tirannico Domiziano, ma tenta anche di riabilitare il nome di quei senatori che avevano collaborato con l'imperatore, affermando che anche sotto cattivi sovrani vi potevano essere dei buoni politici, e l'esortazione ai futuri princeps di non agire come l'ultimo dei Flavi. Lo storico Seylor, nel suo lavoro sulla tradizione storiografica dell'impero alla fine del primo secolo d.C., afferma come la caratterizzazione di Domiziano come tiranno sanguinario fosse la base legittimante della nuova dinastia. Questo aspetto appare forse più evidente in Plinio, dove attraverso numerosi passi del panegirico lo storico esorta Traiano a seguire la strada tracciata da Nerva, nella quale Senato e Imperatore cooperano rispettandosi reciprocamente. Traiano, per Plinio, doveva essere il modello dell'Optimus Princeps, contrapposto a Domiziano, pessimo sovrano, incurante delle relazioni con il Senato, aspetto questo che consentirebbe di interpretare il panegirico come uno strumento per ricordare all'Imperatore le preoccupazioni di quella classe politica. Il ritratto di Domiziano, fornitoci invece da Svetonio, è stato indicato da alcuni storici moderni come possibile chiave di lettura per comprendere meglio la causa dell'estinzione dei Flavi. Come fa notare Wilson, la maggior parte degli aneddoti di Svetonio sulla crudeltà e natura volubile di Domiziano può venire letta come espediente letterario per evidenziare le differenze tra Tito e il fratello e le similitudini tra quest'ultimo e Nerone, il quale sarebbe stato artefice con il suo comportamento della fine dei Giulio Claudi. Domiziano, nell'opera di Svetonio, benché in alcuni capitoli venga descritto positivamente, risulterebbe quindi un personaggio costruito ad hoc, con un fine metaletterario ben preciso. Fortunatamente, le fonti storiografiche antiche non sono l'unico strumento a nostra disposizione per comprendere meglio il fenomeno della damnatio memoriae nei confronti di Domiziano. Reperti archeologici rinvenuti recentemente e i seguenti studi su tali reperti hanno fatto maggior chiarezza su tale fenomeno. A mio avviso, un buon punto di partenza è il lavoro compiuto dallo storico Martin su circa 487 iscrizioni sia latine sia greche di fine primo secolo d.C. Il lavoro di Martin mette in evidenza due elementi principali. Uno, che la maggior parte delle iscrizioni danneggiate risaliva agli ultimi 6 anni di regno e che quelle iscrizioni che citavano funzionari o generali che avevano fatto carriera sotto Domiziano, benché ne riportassero il nome, vennero generalmente risparmiate. Usando quindi i dati di Martin, storici successivi si sono concentrati sulla distribuzione geografica, più che temporale, della distruzione delle iscrizioni domizianee. Le epigrafi prese in esame mostrano come il fenomeno del danneggiamento fosse stato più intenso e capillare nelle province asiatiche, nordafricane e della Gallia, province di gestione senatoria e caratterizzate dalla minor presenza di legioni. Quindi, dove più forte era la presenza amministrativa del Senato, più forte fu di conseguenza l'attacco alla memoria di Domiziano.
Un aspetto interessante della questione è la nostra attuale mancanza di conoscenza precisa sul rapporto tra le iscrizioni e immagini riguardanti Domiziano prodotte tra il 69 e il 96 d.C. e quelle che furono parzialmente o totalmente danneggiate nei mesi e negli anni successivi. Come sostiene lo storico Warner e ribadisce Pollini, non sapendo con esattezza quanti ritratti e quante iscrizioni vennero realizzate su Domiziano sotto la dinastia della propria famiglia, è difficile stabilire la portata della damnatio memoriae di questo imperatore. Warner, in base alle prove archeologiche da lui studiate, è convinto che l'enfasi sulla mutilazione del ricordo domizianeo fosse rara e che fosse più comune una rielaborazione di questo che non una sua totale cancellazione. Appare a questo punto evidente che la causa principale alla base della creazione di una tradizione storica falsata e della condanna del ricordo domiziano possa essere ricondotta totalmente all'ostilità senatoria nei suoi confronti. Il Senato stava vivendo infatti da circa mezzo secolo un progressivo indebolimento della propria funzione politica. Nonostante imperatori come Vespasiano e Tito avessero avuto dei buoni rapporti, almeno di facciata e di formale collaborazione con quell'organo, appariva sempre più evidente come i senatori venissero relegati a un compito di ratifica degli ordini imperiali e come sempre più importante divenisse l'apparato burocratico gestito dai liberti e dai cavalieri. Così, quando un sovrano come Domiziano, benché attento alla dignità del Senato, spostò il potere effettivo dell'amministrazione agli equites e non si curò più di tanto di mantenere la facciata di reciproca e costante collaborazione con i senatori, quest'ultimi colsero al volo, dopo la sua morte, la possibilità di denigrarne l'operato e obliarne la memoria. Alcune ricerche recenti sulla responsabilità del Senato sulla cancellazione di iscrizioni e monumenti domizianei ha sollevato però alcuni dubbi. Lo storico Ando, ad esempio, benché affermi che la responsabilità maggiore della distruzione dei reperti archeologici sia da attribuirsi all'ostilità dei senatori, nei mesi e negli anni immediatamente successivi alla morte del fratello di Tito, sostiene che sarebbe parziale e non del tutto veritiera attribuire ai soli senatori la totale responsabilità. Una parte di questa sarebbe infatti da attribuire alle devastazioni provocate da una parte dalle invasioni barbariche e da una parte ancora agli attacchi della Chiesa primitiva, alla quale si dovrebbe attribuire molta più responsabilità sulla diffamazione di Domiziano. In conclusione, mi si permetta alcune considerazioni riguardo all'ostilità senatoria nei confronti di Domiziano. Perché tanta ostilità verso questo imperatore? A tal proposito si potrebbe rispondere affermando che forse alcuni senatori condannati da Domiziano erano amici di quegli autori che ne tramandarono le azioni. A mio avviso, più verosimilmente, la tradizione ostile a Domiziano è potuta prosperare poiché era l'ultimo esponente di una dinastia. L'imperatore Claudio, ad esempio, come si può leggere in Suetonio, veniva considerato come un sanguinario, un dissimulatore, una persona psicologicamente instabile, capace di passare dall'atteggiamento più calmo a quello più efferato in pochi istanti. Certo, anche la biografia di Claudio è ricca di aneddoti di storture come quella di Domiziano, ma il punto del discorso in questo momento non è tanto la veridicità del racconto, ma un diverso atteggiamento di giudizio post mortem tra due sovrani. Lo storico latino ricorda come alla fine del regno del successore di Caligola vi fossero state circa una trentina di esecuzioni di senatori e di un centinaio di cavalieri, per motivi che, se andiamo a confrontare con quelli che spinsero Domiziano a processare alcuni aristocratici, risultano essere meno giustificabili. Eppure, dopo la sua morte, Claudio venne divinizzato dal Senato. Questo senatore non fu però l'ultimo della sua dinastia. Appare interessante sottolineare come nella storiografia latina gli imperatori soggetti a damnatio memoriae o a giudizio negativo risultino essere quasi del tutto, almeno nei primi due secoli d.C., gli ultimi esponenti della propria dinastia. Nerone per la dinastia Giulio-Claudia, Domiziano per i Flavi, Commodo per gli Antonini. L'essere l'ultimo di una dinastia spesso comportava un giudizio negativo nei propri confronti. La situazione dinastica di Domiziano, così come quella di Nerone e di Commodo al momento della loro morte, era debole. Infatti né Nerone né Commodo avevano degli eredi designati. Nel 96 d.C., anno del suo assassinio, Domiziano non aveva ancora designato degli eredi, pensando probabilmente di avere ancora tempo prima di doversi occupare della propria successione. Probabilmente questo sovrano, se fosse morto per cause naturali e avesse avuto un erede, naturale o designato, accettato dall'esercito e dalla nobiltà senatoria, non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento post mortem. Un erede non avrebbe infatti permesso la damnatio memoriae del predecessore, ma anzi avrebbe spinto i senatori affinché ne fosse celebrato il ricordo. L'apoteosi, il processo attraverso il quale il sovrano deceduto veniva divinizzato, se non certa, sarebbe stata probabile. E con questo termina la nostra analisi sulla damnatio memoriae di Domiziano. Grazie per l'attenzione.